Benvenuti all'interno di questo nuovo video, un po' diverso perché stiamo in viaggio, quindi facciamo questo video YouTube, ok? Non ci scordiamo mai del nostro canale e ci occupiamo sempre di portare valore all'interno di quello che è il mio canale YouTube. Oggi parliamo di fallimenti perché molti di voi me lo chiedono: fai un discorso mindset, parlaci dei tuoi fallimenti. Io sto fallendo, ho ottenuto questo fallimento, sento molti discorsi in DM su Instagram. Allora, il discorso qual è? Non conosco nessuno, nessuna persona multimilionaria che non abbia fallito veramente al vomito, okay? Che abbia fallito veramente innumerevoli volte, ragazzi, perché più fallite, anzi, da persona che comunque ha ottenuto una certa libertà finanziaria e che riesce a generare molti soldi online, posso dirvi che il potere più grande che ho e la cosa di cui vado più fiero è che ho molto più potere di fallire oggi, ok, rispetto a prima, perché ovviamente avendo più skills, avendo più ovviamente budget, soldi eccetera eccetera, ho molto più potere di fallire, ok? Posso testare molti più store, posso testare molti più prodotti, posso testare molte più persone, posso testare nuovi business, perché se perdo ovviamente non mi ritrovo con il culo a terra. Posso anche fare 10 fallimenti a settimana, poco mi interessa, ma di quei 10 fallimenti magari l'undicesimo è quella cosa giusta. Stesso processo all'inizio, ragazzi. Il discorso è che per la via imprenditoriale è un conto se volete fare dipendenti, ok? Se voi fate dipendenti, la vostra vita sarà una vita, sì, magari qualche fallimento personale, ma una vita abbastanza cauta, normale. Vi accontentate di quei 1.000-1.500 euro al mese, o magari un manager di banca proprio in carriera può fare 4-5.000 euro al mese, che per me sono, io sarei nel panico più totale. Però, tralasciando il discorso, a me piace proprio quello che faccio, quindi proprio la vita imprenditoriale, sempre up, i fallimenti, i progressi, gli obiettivi raggiunti, assumere persone, testare persone, mettere insieme persone e tutte queste cose qui. Il discorso è che vi dovete fare le ossa il prima possibile, prima iniziate e prima incominciate ad ottenere i vostri risultati, prima iniziate a fallire e prima otterrete i vostri obiettivi raggiunti. Il discorso è questo. I fallimenti nel tempo portano veramente tantissime soddisfazioni. Molte persone lo vedono sempre come una cosa negativa. È chiaro, apri uno store in e-commerce, ti fallisce e ovviamente ti rode anche il culo. Sono d'accordo, certo, ma dovete incominciare a capire che questi fallimenti vi porteranno da qualche parte. E se voi non andrete a fallire, non otterrete mai i vostri successi. Veramente, vi ripeto, non conosco una persona multimilionaria che non ha avuto fallimenti. Non esiste. E questo discorso ve lo dovete ripetere in loop, perché attraverso paradigmi sbagliati che la società ci inculca in testa, o magari anche i genitori che ci crescono, che prendi un voto sbagliato, cazzo, un fallimento, è morto, casca il mondo. Invece no, ok, devono essere fonte di ispirazione, devono essere fonte di spinta per le persone, perché proprio da lì si parte. Ogni volta che una persona, un atleta, ragazzi, un atleta, mettiamo un motociclista, un pilota di F1, una persona che ha ottenuto determinati successi, una persona che sapete quanti incidenti ha fatto, sapete quante uscite fuori pista ha avuto, veramente tantissime. Se quel pilota non sarebbe mai uscito nella sua carriera fuori strada, probabilmente non sarebbe mai a guidare in pista alle gare mondiali, ok? Non sarebbe mai arrivato a fare magari un gran premio, come può essere una persona che va sugli sci, come può essere un calciatore, come può essere una qualsiasi persona, una qualsiasi atleta, ok? Ma in qualsiasi settore. Ovviamente l'imprenditore è quello che fallisce molto di più, perché ovviamente trattandosi di obiettivi finanziari, quindi si tratta di numeri, giocare con i numeri, perché quello è. Io semplicemente gioco molto, che la mia vita è un gioco. Ci sono tutti dei livelli, obiettivo raggiunto, livello successivo, eccetera, eccetera. È proprio come un gioco. E siete voi che dovete essere all'interno del joystick e pilotare totalmente la vostra vita, no? E il discorso dei fallimenti anche nei giochi, anche la PlayStation, ragazzi, in GTA morite, ok? Poi vi ricomprate eccetera eccetera, però morite, non arriverete mai al decimo livello che non siete mai morti o non vi hanno mai sparato, ok? Non esiste questa cosa qui. La vita dell'imprenditore, ok, come stavo dicendo, se volete fare dipendenti, è una vita abbastanza stagna, diciamo come un lago, ragazzi, l'acqua ferma nel lago stagna, ok? Quindi in sostanza stagnate anche voi, però non avete eccessivi problemi, andate avanti, campate con quello che avete e bene. Se volete prendere una via diversa
e come me, io ho deciso di prendere quella via diversa, ho deciso di rischiare il tutto e per tutto, soprattutto all'inizio, perché quando all'inizio non si ha nulla, da una parte è più difficile ovviamente, da una parte è più facile, perché quando si hanno molte responsabilità, molte persone che devi pagare lo stipendio, molte persone sul groppone, ovviamente anche famiglie, quindi una responsabilità veramente alta, o dei business, perché io i business li prendo proprio come bambini, su Instagram metto sempre nuovo pupo partito, perché li tratto proprio come se fossero dei figli. E ho deciso di penetrare il mercato dell'e-commerce perché ovviamente è il mercato che a mio avviso il settore migliore in assoluto a livello mondiale, se si vogliono far soldi, se si vogliono raggiungere obiettivi ovviamente monetari, perché si parla di soldi, sicuramente è il miglior settore, questo, ok? Perché con tutta la situazione pandemica eccetera eccetera è il miglior settore in assoluto, perché praticamente tutti acquistano online, ragazzi, e le persone che dicono ma non ci sarà troppa concorrenza, va, ok, perché le persone non si capacciano, non sanno quello che dicono. Ci sono talmente tantissime persone che comprano online rispetto a quelle che vendono, che veramente c'è tantissimo posto ancora. Ok, le persone non si capacciano di questa cosa qui. Ora subentra anche il discorso delle persone che partono, che iniziano, e il discorso delle persone che non iniziano. Una persona di successo è semplicemente una persona che inizia e fallisce. Ok, una persona che non ha successo è una persona che sta lì e non inizia. E il business online è una truffa, il guru online è un truffatore, e il dropshipping è morto e c'è la concorrenza, e mentre voi state lì a pensare a tutte queste cagate, ok, a queste idiozie, sappiate che ogni volta che fate questo pensiero c'è una persona dall'altra parte, come ad esempio i miei studenti, che sono lì sul pezzo, non muovono il culo da quella sedia, stanno lì a studiare, stanno testando, stanno lì a fallire ripetutamente, e dopo mesi, dopo, ma anche settimane, ho avuto anche successi, casi di successo all'interno della mia academy, dei miei studenti, di studenti che hanno generato i loro primi 10.000 euro online nella prima settimana. Questo accade ovviamente in minima parte, perché la maggior parte dei casi serve tempo, ragazzi, ovviamente, perché non tutto è facile, anzi, chi vi vende le cose facili diventa ricco domani, farai soldi, tanti soldi domani in modo facile, in modo automatico, in modo passivo, tutte quelle cagate lì che non esistono, ovviamente vi sta guardando in faccia e vi sta dicendo delle cazzate. Probabilmente le persone che ci credono, le persone che credono al guadagno facile, sono le persone che al 99,99% rimangono più povere di prima e vengono spesso, anzi molto spesso, anche truffate. Le persone invece di successo, le persone che ottengono i propri obiettivi, sono le persone che studiano, le persone che comprano quel percorso formativo, le persone che si danno da fare, le persone che soprattutto falliscono ma continuano a perseverare. Perché sapete, io all'inizio quanti fallimenti ho ottenuto? Io avevo un lavoro, io ho fatto il magazziniere, ho fatto il segretario dentro una scuola, cioè facevo tutti i lavori che mi davano, cioè quando ho fatto il magazziniere o il barista prendevo 15 euro al giorno e cioè veramente una miseria. Sono stato assunto da una scuola, prendevo 1500 euro al mese, ok? Sapete quante volte ho preso quei soldi e li ho buttati tutti, cioè buttati, li ho investiti nel business, ho fallito, ma ringrazierò sempre il me stesso di allora e continuerò a dire grazie al me stesso di allora per aver perseverato e non essermi fermato a quei primi fallimenti, perché se io mi fossi fermato a quei fallimenti, oggigiorno non sarei una persona multimilionaria attraverso l'e-commerce e ovviamente anche attraverso la mia azienda di formazione, e tutte le mie aziende, insomma, genera milioni di euro online per il semplice fatto che noi mettiamo talmente tanto valore al mercato e siamo sempre i primi a rivoluzionare il mercato con informazioni nuove. Adesso è appena uscito il percorso formativo per quanto riguarda TikTok e Pinterest, dove noi abbiamo appena generato 200.000 euro in 60 giorni senza spendere un singolo euro. Abbiamo rivoluzionato il mercato perché semplicemente non esiste un percorso al mondo che insegni alle persone a come generare soldi online attraverso l'e-commerce senza spendere un singolo euro. E noi abbiamo penetrato il mercato e quindi rivoluzioniamo sempre il mercato e colmiamo dei buchi di mercato e quindi ovviamente facciamo i soldi, ma ovviamente così funziona. Attraverso i nostri siti, attraverso i nostri brand, i nostri e-commerce, è lo stesso identico processo. Mettere valore al mercato, farlo in modo corretto, creare un ecosistema, creare dipendenti che ci lavorano dietro, mettere il cliente al primo posto e tutta una serie di cose, che poi ovviamente è lo stesso identico processo dell'azienda di formazione, quindi ovviamente anche lì generiamo milioni di euro di fatturato lordi, ovviamente altrettanto anche di netto. Quindi questo è un po' per quanto riguarda questo discorso del fallimento, ok? Quindi non vi dovete abbattere per chi sta fallendo. Sappiate che tutti i miei studenti ora
magari il mio caso non vi impatta perché dici, cazzo Luca, stai con il culo su 300.000 euro tuoi, ok? C'ho anche il mio nome bello stampato in targa, e con tutta la tua vita, eccetera. Ok, io sono partito da zero, ve lo ripeto, eccetera, eccetera. Il discorso principale è che anche i miei studenti che stanno partendo da zero, studenti neofiti, studenti che non sapevano assolutamente nulla delle vendite online, anche loro, per arrivare a... cioè studenti che hanno già generato 1 milione di euro di vendite online, una roba veramente assoluta, una roba veramente assurda. Questo per il semplice fatto che hanno studiato, hanno colto, diciamo, quello che è il mercato dell'e-commerce, perché attualmente, ragazzi, sempre di più lo sarà, le vendite online, ragazzi, sono è pane quotidiano. Io acquisto molto più online che offline, è ovvio, c'è una cosa che penso che tutti sappiano, ok? Ora la decisione è da che parte vuoi stare, dalla parte del venditore o dalla parte del compratore, e questa, ragazzi, è una decisione molto importante che le persone dovrebbero prendere. Quindi i miei studenti, per arrivare a generare 1 milione di euro di fatturato online, quelli che ci sono arrivati, oppure centinaia di migliaia di euro online o anche decine, hanno fallito tantissimo, ma sono stati lì, hanno avuto la prontezza, hanno avuto l'intelligenza e la furbizia di continuare a perseverare quello che era il loro percorso, quelli che erano i loro obiettivi. Questo è un po' il discorso per quanto riguarda il fallimento, ok? C'è un contest attivo nel primo commento, ci vediamo al prossimo video. Luca Valori vi saluta e vi augura una buona giornata. Ciao!